Anche per Cuore Resiliente, il quarto progetto che fa parte del Peter Alcotra Alte Valli Cuore delle Alpi, è arrivato il momento del lancio, ovvero della presentazione ai cittadini e alle realtà territoriali interessate al progetto. L'incontro si è tenuto venerdì 6 dicembre a Casa Olimpia Sestriere. È stata l'occasione per conoscere gli obiettivi di Cuore Resiliente, di cui è capofila la città metropolitana, rafforzare la sicurezza delle comunità delle Alte Valli, mettere in rete competenze e soggetti, definire le misure di mitigazione dei rischi naturali, in particolare di quello idrogeologico, rafforzare le capacità del tessuto economico di prevenire il rischio. Ma innanzitutto città metropolitana oggi e provincia di Torino prima hanno sempre portato questo tipo di iniziative come iniziative strategiche per rendere sicuro il territorio. La resilienza, quindi la capacità di resistere di un territorio rispetto a quello che sono i cambiamenti climatici, è diventato un obiettivo non più trascurabile. Bisogna investire nel tempo, nella formazione, nel rendere sicuri i nostri territori, che sono sede di microeconomie, come può essere gli impianti sciistici, microeconomie che sono le nostre più preziose fonti economiche di sostentamento dei nostri comuni e del nostro territorio. Le azioni previste intervengono su imprese e lavoratori della filiera turistica, coinvolgendo anche residenti e turisti per aumentare conoscenza e capacità di prevenzione dei rischi. Inevitabile in quest'ottica condurre in parallelo un'attenta riflessione sulla crisi climatica e sui suoi effetti sui territori di montagne rurali. Per questa ragione il lancio di Cuore Resiliente è stata l'occasione per l'Unione dei Comuni Montani della Valle di Susa di sottoscrivere la Carta di Budoia, un impegno proposto ai comuni alpini nel 2017 in Friuli a favore del clima e in particolare a farsi parte attiva nell'adozione di strategie di adattamento al cambiamento climatico. La Carta di Budoia è una dichiarazione di principio che è stata sottoscritta inizialmente da un gruppo di comuni del Friuli intorno al comune di Budoia, da cui prende il nome, per invitare e mettere insieme tutte le amministrazioni comunali o i territori montani, al di là delle forme istituzionali con cui si esprimono, per aderire a una serie di dichiarazioni di principio e di impegno per il contrasto ai cambiamenti climatici, in modo particolare per migliorare l'adattamento, facendo e promuovendo delle opportune politiche locali di adattamento ai cambiamenti climatici. In questo modo si intende favorire l'azione dei sindaci perché questi documenti non solo vengano sottoscritti, ma vengano poi implementati con un coordinamento delle politiche a livello territoriale. Ma per noi è un momento significativo e fondamentale, l'abbiamo approvato subito in giunta come ci è stato proposto, adesso l'operazione è quella di estenderla a tutti i comuni dell'Unione affinché possa diventare un progetto sempre più condiviso e sempre più convinto da parte di tutto il territorio. Dal punto di vista pratico, che cosa significherà per voi questa adesione? Ma noi abbiamo parecchie azioni in essere per cercare di mettere in sicurezza un territorio che è molto fragile e questi presupposti della Carta di Budoia sono fondamentali per cercare di fare proprio massa critica e ragionare su questi temi.